Gina Lollobrigida dalle sculture al premio alla carriera al Festival Internazionale del Film di Roma. L'importante è lavorare. E Gina Lollobrigida, scultrice di successo, lo conferma alla mostra delle sue opere allestita a Pietrasanta in Toscana. L'ha intervistata Vincenzo Mollica. Dopo tanti anni di onorato servizio, Gina Lollobrigida, la bersagliera per tutti gli italiani, rimarrà questo che è un bellissimo, comunque, appellativo, riceve un premio alla carriera, che era una cosa scandalosa che non te l'avessero dato prima. Beh, non importa, per me l'importante è lavorare. Poi se qualcuno si accorge che il mio lavoro è buono, meglio così. Italia se ne accorgono un po' in ritardo, però se ne accorgono. Al prossimo Festival Internazionale del Film di Roma, Gina Lollobrigida riceverà il Marco Aurelio d'Oro alla carriera, mentre a Pietrasanta sta ottenendo grande successo con una mostra delle sue sculture. Gente entusiasta, stupita anche, mi ferma un signore un po' anziano e mi dice: signora, io pensavo adesso mi fai complimenti per la mostra. Dice: quanti peccati mi hai fatto fare. I francesi definirono il tuo seno in una maniera precisa che ancora oggi è nei vocabolari. Lollobrigidienne, cioè una collina, quando si descrive una collina con delle curve naturalmente, Lollobrigidienne. Ormai se non mi ricorderanno come attrice sicuramente mi ricorderanno perché sto nel dizionario francese.